La celeberrima lotta fra Guelfi e Ghibellini affonda le proprie radici in una serie di motivazioni di carattere economico-politico, ovviamente. Tuttavia c'è una spiegazione attestata storicamente anche molto più terrena, che ci riporta a un episodio che denota ancora una volta la notevole litigiosità dei fiorentini. Ora lo vediamo. Siamo nell'ottavo cerchio, la nona bolgia della Divina Commedia di Dante Alighieri, e qui sono i peccatori, dei particolari peccatori, cioè i seminatori di discordia, coloro i quali hanno appunto seminato discordia e hanno portato a delle conseguenze spesso gravissime e sanguinosissime. In questa bolgia Dante Alighieri appunto troverà un personaggio che fra poco vediamo. Ma qual è la loro punizione? La punizione è questa: tutti i peccatori, ovviamente i dannati di questa bolgia, girano costantemente e rincorsi dai diavoli armati di spade. Questi diavoli, quando li raggiungono, e li raggiungono sempre, li smembrano, li colpiscono con le spade e li tagliano, li portano via parti del corpo. Queste parti del corpo però immediatamente si risaltano al corpo e i diavoli ancora una volta nuovamente li tagliano e li affettano. Questa è una scena raccapricciante, degna di un film pulp di Tarantino, ed è lì che Dante Alighieri incontra Mosca di Lamberti. Mosca si fa incontro a Dante con le mani mozzate e da Moncherini schizza il sangue dappertutto e gli lorda la faccia, un'immagine veramente raccapricciante. Bene, ma perché Mosca è stato condannato a questa terribile punizione? È stato un seminatore di discordia. Fondamentalmente Mosca De Lamberti ha pronunciato solo quattro parole però che hanno trasformato Firenze, la Firenze di allora, in un torrente, in un fiume di sangue. Ha solo detto: cosa fatta capo a. È il 1216. A Campi si svolge un banchetto. A questo banchetto partecipano tantissimi giovani e figli di delle famiglie fiorentine più importanti e più in vista. Uno di questi è Buondelmonte dei Buondelmonti, un giovane bellissimo, oltre a essere ricchissimo. E a un certo punto, durante il convivio, per uno scherzo, gli viene sottratto il piatto da sotto il naso da un certo Oddo Arrighi. Oddo Arrighi appunto gli leva il piatto di sotto il naso. Questa non viene presa come uno scherzo, come un gesto esclusivamente dettato appunto dalla goliardia del momento, ma viene presa come un'offesa personale e velocemente si passa dalle parole ai fatti e le spade escono fuori. Oddo Arrighi rimane ferito appunto ad un braccio durante lo scontro e la rissa che seguirà appunto a questo scherzo. La rissa viene sedata, tuttavia a quell'epoca una rissa prevedeva un risarcimento in qualche modo o un lavaggio dell'onta subita. Ecco perciò che gli Arrighi si riuniscono con le famiglie amiche nella chiesa di Santo Stefano in Ponte. Le famiglie che si riuniscono sono gli Amidei, i Fifanti, i Lamberti, gli Alberti e gli Uberti. Si riuniscono nella chiesa, appunto, come ho detto, di Santo Stefano al Ponte o in Ponte, e lì decidono che cosa fare di Buondelmonte e dei Buondelmonti, cioè colui che ha ferito Oddo. Se ne parla, poi alla fine si arriva alla conclusione che si farà una proposta al Buondelmonte, cioè quella di risarcire l'offesa con un matrimonio. Buondelmonte dei Buondelmonti dovrà prendere in sposa la figlia di Lambertuccio Amidei, che non è altro che il nipote di Oddo, che è stato appunto ferito. Ora, si dà il caso che tutto questo risulti come una vera e propria punizione. Non è soltanto il fatto di sposarsi comunque in maniera forzosa, che all'epoca era abbastanza diffuso.
tuttavia è il fatto che questa fanciulla appunto è brutta, anzi sinceramente non bruttina ma brutta, e oltre a questo è anche di una famiglia né nobile né ricca. Questo dello sposalizio sia in realtà, di questo sposalizio forzoso, sia in realtà una punizione ben grossa e ben grave, perché Buondelmonte, come abbiamo detto, è bello, ricco e nobile. La fanciulla che dovrà impalmare invece è francamente molto bruttina, oltre a questo è anche piuttosto povera e neanche nobile, e il che suona come ovviamente un'imposizione grave, una punizione veramente pesante. Tuttavia Buondelmonte è intimidito da questa situazione e perciò accetta, e viene stilato un contratto davanti al notaio, che allora usava così, di fidanzamento, per cui se questo fidanzamento in un modo o in un altro fosse stato appunto mandato a monte, beh, in quel caso si sarebbe dovuto pagare una multa molto salata. Però questo succede perché Buondelmonte manda tutto a monte e perciò si aggiunge offesa all'offesa. Ma cos'è successo? Beh, in realtà lui sta camminando per Firenze quando a un certo punto Aldrada Donati, una della famiglia Donati appunto, si affaccia alla finestra e gli dice: ma chi sposi? Ma chi tu sposi? Se volevi io ti avrei dato questa in sposa, e gli fa vedere la propria figlia, una delle figlie, che è bellissima, oltretutto è ricca e di famiglia nobile, perché i Donati sono la famiglia nobile. E Buondelmonte ovviamente quando la vede se ne innamora immediatamente, manda a monte tutto, vuole mandare tutto a monte, però risponde: non lo posso fare perché ormai mi sono impegnata. E l'Aldrada dice: guarda, non ti preoccupare, perché a pagare la multa ci penseremo noi, ci penserò io, se prenderai in moglie mia figlia. E così succede, lei paga la multa al notaio per aver mandato a monte il matrimonio e i due si sposeranno alla faccia dell'altra. Bene, sembra tutto risolto con il pagamento della multa, ma non è così. Non è così perché ovviamente se prima il ferimento di Oddo era stato considerato un'offesa, questa è una vera e propria onta. Allora si riuniscono di nuovo in Santo Stefano in Ponte, questa volta però devono decidere per una punizione esemplare di Buondelmonte dei Buondelmonti. Perciò propongono il fatto, per esempio, di una bastonatura del Buondelmonte pubblica in qualche modo, di cui si parli in tutta Firenze, oppure di un versamento di una notevole quantità di denaro, fino a che a un certo punto Mosca De Lamberti, presente appunto alle decisioni, non esce fuori con una frase, la famosa frase: cosa fatta capo a? Questo semplicemente significa che se Buondelmonte, e lo pensavano tutti, verrà punito con la morte, il problema non si porrà più. Tutti lo avevano pensato in realtà, ma nessuno aveva avuto il coraggio di mettere in pratica un vero e proprio assassino. Questo perciò sarà deciso. Da quel momento si decide appunto per l'omicidio di Buondelmonte e di Buondelmonti. È la mattina di Pasqua del 1216, qui alle mie spalle sul Ponte Vecchio transita Buondelmonte di Buondelmonti vestito a festa con un bellissimo vestito bianco e a cavallo. A un certo punto il gruppo d'azione gli si fa incontro e lo disarciona, lo tira giù dal cavallo. Sarà poi lo stesso Mosca De Lamberti a sferrare appunto un colpo mortale con un coltello e uccidere Buondelmonte dei Buondelmonti. La cosa getta, e l'omicidio getta la città in un caos terrificante, perché ormai le famiglie sono contrapposte in una faida che non si sa quando avrà termine. Firenze è ormai divisa in due fazioni, da una parte tutte le famiglie che appoggiano i Buondelmonti, dall'altra invece tutte le famiglie dei congiurati, di quelli che hanno ucciso Buondelmonte. Bene, per non incorrere nelle sanzioni, ovviamente nelle pene del comune, i congiurati si rivolgono all'imperatore Federico II, detto il Ghibellino appunto, per essere appoggiati. Dall'altra parte invece agli altri non rimane che dichiararsi guelfi, anche se in realtà non hanno molto a che vedere né col papato né con l'imperatore Ottone.
tuttavia Ottone IV, tuttavia diciamo che in un modo o in un altro loro si appellano a quella che è la giustizia cittadina, delle istituzioni cittadine. Ormai Firenze è spaccata in due, da una parte i Guelfi e dall'altra i Ghibellini, le famiglie Guelfe e le famiglie Ghibelline. Questo conflitto infiammerà Firenze e la trasformerà in una vera e propria polveriera, raggiungendo delle vette di violenza inaudita. Ci saranno distruzioni, omicidi, combattimenti, scontri costanti e continui. Tutto questo durerà 100 anni, fino a che i Guelfi prevarranno sui Ghibellini alla fine. Tuttavia tutte queste distruzioni, tutto questo fiume di sangue che trasformerà l'Arno, in questo caso lo colorerà veramente di rosso del sangue, è tutto dovuto a una frase, a quattro parole. Cosa fatta, capo A.